Vasta operazione dei carabinieri tra Catanzaro e Udine, scoperto un vero e proprio sistema atto a procacciare in maniera fraudolenta i test di ammissione nell'Ateneo Universitario Magna Grecia di Catanzaro. Peculato, falsità ideologica e ricettazione sono le accuse di cui dovranno rispondere 19 persone che svolgevano diverse mansioni all'interno dell'Ateneo per aver cercato di acquisire in anticipo i test di ammissione tra il 2005 e il 2008, in particolare della Facoltà di Medicina e Chirurgia, di Odontoiatria e di Veterinaria. In carcere sono finiti Walter Mancuso e Antonio Cuteri, entrambi 42enni. I precari della scuola di Reggio Calabria hanno organizzato un'assemblea pubblica sabato scorso sul tema scuola-lavoro e sugli esiti dei primi mesi della epocale riforma scolastica. Per il comitato dei precari, la riforma Gelmini distrugge e dequalifica la scuola statale. I tagli indiscriminati di 8 miliardi di euro sono il più grande licenziamento di massa dei lavoratori precari della scuola. Definiscono poi la legge truffa precari perché li esclude da ogni possibile inclusione e stabilizzazione. Più dell'età poté il Viagra, e così un 84enne regino, scoperte anche se tardivamente le virtù della pillola blu, non ha saputo tenere a freno gli impulsi sessuali e si è visto denunciare penalmente dalla moglie, 81enne. L'accusa è di molestie continuate, tanto che avevano indotto la donna a chiedere l'allontanamento da casa del marito. Passati gli effetti miracolosi del farmaco, la situazione della coppia è poi tornata normale. Il ministro della Salute Ferruccio Fazio arriverà domani a Crotone per un doppio appuntamento. Alle 11 incontrerà i vertici dell'azienda sanitaria provinciale per poi partecipare ad una tavola rotonda dal titolo "Al centro la salute". Il ministro illustrerà le proposte del governo per la sanità in Calabria. Chiuderà l'intervento di Giuseppe Scopelliti. È in programma per stasera la prima visione in Calabria de Il Volo, il cortometraggio in 3D girato dal regista tedesco Wim Wenders nei paesi di Scilla, Badolato e Riace, interpretato da Luca Zingaretti e Ben Gazzara. La pellicola è stata prodotta dalla Presidenza della Regione Calabria con il patrocinio dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati. Al riguardo il sindaco di Badolato, Nicola Farretta, ha abbandonato polemicamente la proiezione, sottolineando come la sceneggiatura iniziale sia stata stravolta per dare più spazio a Scilla e Riace. È stato presentato nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria il libro intervista del sindaco Giuseppe Scopelliti, curato da Enzo Vitale, presidente della Fondazione Mediterranea. Dal titolo "Un'idea di città" e arricchito dai contributi del professor Antonio Monorfio e dal marchese Saverio Genoese Zerbi, è un viaggio nella realtà di Reggio Calabria, partendo dal passato, soffermandosi sul presente e immaginando i possibili scenari di sviluppo futuri. Si è conclusa ieri la stagione di prosa del Teatro Rendano di Cosenza con lo spettacolo "L'Ebreo", scritto da Gianni Clementi con Ornella Muti, Pino Quartullo ed Emilio Bonucci. Il testo è ambientato a Roma nel 1956, 13 anni dopo la Seconda Guerra Mondiale. È la storia di una coppia che, in seguito alle leggi sulla discriminazione razziale, si ritrova proprietaria di appartamenti e negozi che il padrone, un ebreo, ha intestato loro, ma il ritorno del proprietario, dopo 13 anni, sconvolge la loro vita agiata. In attesa di ritornare in campo domani sera per il turno infrasettimanale della 31esima giornata, il Crotone sabato ha regolato il Frosinone dell'ex Moriero per 3-0. Assegno ben vissuto dal dischetto, gabbionetta con un Eurogol e tris firmato da Ginestra. Domani i rossoblù saranno di scena al Menti contro il Vicenza, mentre la Regina, dopo la brutta sconfitta in casa contro il Lecce, va ad Ancona per tentare di risalire dal pietoso penultimo posto in classifica. In Lega Pro turno di riposo per la seconda divisione, mentre in prima delude ancora il Cosenza, che al San Vito non va oltre lo 0-0 con la Cavese, con Fiore che si è visto respingere il rigore da Russo.